9.34 del mattino, siamo arrivati al nostro consueto focus. Abbiamo, come anticipato, collegato con noi il sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, ci siamo sentiti settimana scorsa, proprio durante, a margine dei problemi che ci sono stati a seguito del maltempo. Volevamo fare con lei oggi il punto della situazione, anche perché c'è stato dal punto di vista regionale una richiesta di stato d'emergenza. Qual è lo stato dell'arte oggi, sindaco? Beh, intanto abbiamo sistemato quello che erano le criticità, perciò le strade sono state riaperte tutte, ci sono voluti parecchi giorni, però adesso siamo con una con il passaggio sulle strade tranquillo e in sicurezza. Okay. Io ho fatto un giro non più tardi di ieri. Tutti i privati stanno cercando di porre rimedio coprendo le case che sono state scoperchiate. Sicuramente ci sono ancora alcune grosse criticità, perché tutti i portici sono ancora scoperti, sono tutti messi all'acqua con stalle e animali da cercare da posizionare in alcune strutture adatte, perciò credo che criticità ce ne siano molte, però siamo anche fiduciosi sul fatto della richiesta dello stato di emergenza da parte della regione. Vedremo nei prossimi giorni cosa deciderà il Consiglio dei Ministri. Dopodiché noi abbiamo già fatto una prima conta di quelli che potevano essere i danni, sia alle strutture private sia alle strutture pubbliche, privati, ma anche le attività, soprattutto imprese, certo, agricole, che sono state penalizzate in modo molto molto pesante. Ecco, avete fatto una quantificazione in cifre, sindaco? Siete riusciti? Abbiamo fatto una quantificazione, quello che dicevo io nei primi giorni, saremo tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro di danni complessivamente. Urca. Poi perché stiamo in tutte le frazioni, abbiamo trovato effettivamente delle criticità, mentre prima si pensava che fosse solo nella zona del Ponte Penice, invece anche a Mezzano, anche verso Boffalora, nella zona di San Martino, ci sono state alcune criticità. Di conseguenza la lista degli interventi è piuttosto corposa, certo. Ecco, sindaco, in sintesi le volevo chiedere, nei prossimi giorni le previsioni del tempo prevedono 3 giorni di pioggia. Avete predisposto delle iniziative cautelative per affrontare quest'ulteriore ondata di maltempo? Noi abbiamo il nostro sito del comune che è sempre aggiornato su quelle che sono le allerte che ci arrivano dalla prefettura e dalla regione Emilia Romagna. Noi siamo vigili sul campo, perché siamo in prima persona insieme ai miei assessori presenti a verificare, e qualora ci fosse qualche criticità interverremo, come abbiamo fatto il 30 di ottobre, senza guardare a nessuno. Siamo intervenuti in prima persona, perciò faremo la stessa cosa. E noi saremo come sempre al vostro fianco nel caso ci fosse bisogno di informazioni di pubblica utilità, con l'auspicio e la speranza che effettivamente non ce ne sia bisogno. Io spero, mi auguro che il brutto sia già passato, che ci sia una coda della vecchia perturbazione che comunque non abbia o non debba avere le conseguenze della prima, però speriamo sempre nel buon Dio. Certo, certo, grazie ancora Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio. Sindaco, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.